Ok, gnaccheri, con Alfredino il pesce cretino non ci resta che aprire l'ultima cesta di oggi, la free chest, ragazzi. Andiamo, andiamo, lo so, vi prego, è tutto questo cazzo di chest opening che non troviamo niente. Almeno adesso la leggendaria, ragazzi, se troviamo la leggendaria è la fine del mondo, è la fine del mondo, dai. Ok, tre moschettieri, ragazzi, l'ultima carta. La leggendaria, la leggendaria. Ciao a tutti, gnacchi, benvenuti in questo nuovo video e vaffanculo Deale 00 per questa sfida che è proprio un coltello nella piaga, porca miseria, una migliore no, eh? Benvenuti in questa nuova normale chiacchierata, UNC, una normale chiacchierata. Se, ragazzi, avete delle sfide da farmi fare, anche molto brutte come quella di Deale, molto semplicemente basta mettere qui sotto nei commenti con hashtag UNC, che possono essere sfide da fare durante il video, prima del video, dopo il video, insomma, quello che vi viene in mente, qualsiasi cosa. Anzi, la volta scorsa ho imitato Tiziano Ferro che sclerava su Clash Royale, quella prima lo zar di Russia e anche Obama, cioè non lo so, ragazzi, ditemi voi. Ovviamente, ragazzi, come tutte le normali chiacchierate, anche quest'oggi risponderemo alle vostre domande che avete lasciato con hashtag UNC nello scorso video. E poi, ragazzi, sono anche delle novità da proprio non perdersi. La prima domanda, ragazzi, ce la fa Resti del Fante, che scrive hashtag UNC: se potessi avere una notte di passione con una delle carte di Clash, quale sceglieresti? Sei un grande, grazie Ares. Bella domanda, ragazzi, questa è una bella domanda. Allora, la Valchiria no, perché ho paura che me lo stacca. Il moschettiere con quel cannone, secondo me, c'ha la sorpresina là sotto. Beh, ragazzi, forse il Pekka, dicono che, cioè, voi che cos'è, la donna cannone praticamente quella. No, ragazzi, forse la strega. Non lo so, perché quella era un po' misteriosa. Poi ogni tanto evoca gli scheletrini che non lo so. Secondo me gli scheletrini fanno la gang bang quando nessuno guarda, robe di questo genere. Oppure, che ne so, la villaggera, quella un po' stupida che fa così sopra gli oggetti, potrebbe essere carino un attimo sbattersela contro la casetta del muratore. A volte sono proprio volgare, scurrile e periferico, mamma mia. Ma ragazzi, intervalliamo adesso con una novità. E che novità, ragazzi, proprio sono fierissimo di noi, perché abbiamo raggiunto, e dobbiamo celebrarlo con un bel ding, i 9.000 gnaccheri. Anzi, li abbiamo superati. In teoria non lo so se YouTube l'ha caricato, però Social Blade e il tipo quelli live lo fanno vedere che abbiamo superato i 9.000 gnaccheri. Quindi, ragazzi, davvero grazie di cuore. Grazie non 1.000, grazie 9.000. A questo proposito, ragazzi, userò il potere dell'editing per mostrarvi l'hashtag Road to 10k. Dovete bombardare qui sotto nei commenti, sotto qualsiasi tipo di video nel mondo, perché, ragazzi, vi prego, è una cosa che io ci tengo davvero tantissimo, e sarebbe raggiungere le 5 cifre prima di andare al mare. Non lo so, vorrei mettere il piede sulla spiaggia con sulle mie spalle, ragazzi, sulle davvero 10.000 persone che davvero hanno detto almeno una volta: questo ragazzo, secondo me, mi ha strappato un sorriso, quindi io clicco su iscriviti. Ragazzi, davvero, mi renderebbe fierissimo di noi se raggiungessimo questo traguardo prima, effettivamente, non dico luglio, però metà luglio. Mi piacerebbe davvero tantissimo. Quindi, per favore, aiutatemi. Ok, mi scrive hashtag NC: se ti troveresti a decidere tra YouTube e un lavoro, intendo quando sarai un po' più grande, cosa sceglieresti? Sei un grande, continua così. Grazie mille, Antant, grazie anche a voi per il continuo supporto. Comunque, ragazzi, io per il momento YouTube è un hobby, manco passione, perché arriva un momento in cui uno lo fa perché lo deve fare. Cioè, io qualche giorno fa non sono stato tanto bene, ma comunque registrato, ho comunque montato, perché ritengo che 9.000 persone da deludere non sono poche, dato che mi dispiacerebbe deluderne anche una sola, figurati 9.000. Quindi ci sono delle volte in cui la passione viene meno, perché viene proprio un incarico, una responsabilità. Però è comunque alla fine un hobby, perché mi diverto tantissimo. Anzi, ragazzi, piccola novità che ce la ficco dentro, non so se l'avete notato, a fianco dove mette tipo canali correlati o robe simili, ho messo a Banana Crew, perché sono entrato in questa crew, che non è ancora proprio una crew, siamo un gruppo di youtuber uniti dalla passione per la banana. No, scherzo, siamo un gruppo di youtuber tutti quanti abbastanza scemi e
così che si uniscono e giochiamo il pomeriggio nulla, quindi noi ci definiamo Banana Crew, però nulla di serissimo se non fosse come la nostra amicizia che si sta instaurando, insomma è quello, stiamo instaurando una bella amicizia e chiamiamo questa amicizia Banana Crew, però è comunque una bella cosa. Comunque ancora non ho risposto, tanti sono, faccio schifo praticamente. No, nulla, non lo so, tra lavoro e YouTube. Vabbè ragazzi, attualmente è comunque un hobby. Se io avessi un'offerta di lavoro, che ne so, della mia vita, che ne so, vai a lavorare alla Google, però lascia YouTube, che poi mi sarebbe un conto senso, perché YouTube è di Google, quindi non posso andare a lavorare dalla Google e lasciare YouTube, cioè perché qualche... Insomma, credo attualmente, ragazzi, mi dispiace, però prenderei il lavoro, perché YouTube comunque è un hobby, una passione. Cioè è come se uno ti dicesse preferiresti che ne so, dar da mangiare ai tuoi figli tutta la vita con una gamba rotta, oppure avere la gamba sana e giocare la domenica a pallone, però sei solo, non hai soldi, stai sotto un ponte, però hai solo un cazzo di pallone con cui vai a giocare la domenica. Non è che quella ovviamente è una passione e un'altra invece è la vita. Però ragazzi, non è così che funziona, perché riesco sempre a trovare il tempo di fare tutto quanto, in quanto io comunque sto all'università, ho 20 anni, per chi non lo sapesse, sì, se sembro un bimbo appena uscito, non lo so, dalle elementari, e invece sto all'università, capita nella vita. E nonostante ciò riesco comunque a conciliare YouTube, tant'è vero che capita spesso in questo periodo che vi caccio anche ben 2 video al giorno, e comunque lo studio. Android Robot 2.0, guarda, best nome EU praticamente, ci scrive hashtag NC Mushix, perché usi sempre le mascotte come Pino, le tette, Gennaro, tra parentesi questo è Gennaro, e io, questo è Gennaro... Guarda la telecamera, stronzo. Questa è Gennaro la bomba e non so, poi le lancio dietro. Ragazzi, tra parentesi, ho una brutta notizia per voi. Allora, rispondiamo alla domanda, poi brutta notizia. Allora, perché? Non lo so. Io parlo normalmente davanti a una telecamera, dietro la telecamera ci sta il muro. E vabbè, sul muro stanno degli orsacchiotti, lo vedete anche attorno, perché i miei genitori hanno avuto la brillantissima idea che quando avevo... Non lo so, 2-3 anni, mi hanno fatto questa cameretta e hanno detto: ah, che bello il bambino, mettiamoci il cazzo di orsacchiotti che non si potranno mai più levare dalle pareti. Poi il bambino è cresciuto e c'è ancora gli orsacchiotti sulle cazzo di pareti, però spesso hanno tipo baffi o robe simili, perché sono solo un burlone e mi piace rovinare la mia cameretta. E quindi ragazzi, uno si sente un po' solo, e perché non rendere ancora più evidente il fatto che sei solo non utilizzando una mascotte? Noi qui ragazzi, che ne so, capita a volte che proprio prendendo in mano un oggetto ti capita qualcosa di bello, come farti uscire un'epica, e poi non lo so, imprimi in quell'oggetto la caratteristica quasi fortunata, cuculosa, di farti uscire magari una epica o la leggendaria, no, perché non è ancora mai uscita. E quindi nulla ragazzi, molto semplicemente utilizzo le mascotte, perché proprio mentalmente non vorrei essere solo, quindi quasi a personificare quelle mascotte e rendere tutto un poco più simpatico e nulla, così, perché non voglio essere io lo sfigato, sono le mascotte che sono sfigate, che non mi fanno trovare leggendario, io sono fortunato, ok? Di conseguenza ragazzi, per questo video è finito tutto, questa UNC. Di conseguenza noi ci vediamo dopo che magari avete lasciato un bel like, un bel hashtag UNC con una sfida, o comunque con un bel commento, una domanda, quello che volete. E di conseguenza noi ragazzi, non prima di aver fatto una cosa che devo fare, un attimo, quello che devo fare ragazzi è fare gli auguri a Bomber di Telegram, che me l'ha chiesto, perché so, è il mio compleanno, mi faresti gli auguri in un video, quindi tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Noi ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!